sorriso bianco e promettente che ci sia qui negli Urali. Osso Ivan, ma non me ne frega niente, perché tanto qui in Oriente si finisce sempre male. Boris, fa attenzione, il capo spedizione è spia della nazione, per giunta un carognone. Sì, lo so, ma non me ne frega niente, a che pro essere efficiente, tanto si sta sempre male. Lo stipendio te lo danno lo stesso, però tu sei proprio fesso perché vuoi finire male. Tanto so che sgobbare la miseria, non sgobbare la Siberia, tanto vale non sgobbare. Guardi i colonnelli, diventano generali, gli fanno i funerali dopo la promozione. E tu vuoi che io lambichi il mio cervello, ma lavato pure quello, ma non tanto da pensare. Boris, fa attenzione, le spie sono dappertutto, al posto del prosciutto le trovi nel panino. Sì, lo so, ce ne sono nell'armadio, collegate con la radio in diretta con Brezhnev. Proprio ieri un era nel bagno che fingeva di essere ragno e gli ho dato il DDT. Ah, sei tu che sul viso m'hai diretto, di Pietro quel gran getto ora me la pagherai. Sei una spia, collega caschi male, il tuo mestiere è uguale al mio tale quale. Per la steppa qui siamo tutti agenti, per scoprire i dissidenti siamo qui tutti a spiare. E ora che fare? Ritorno a Pietroburgo, ti levo ora il disturbo, non sei da processare. No, però non mi piace quel che hai detto, Pietroburgo maledetto è un nomignol che non va. Tu mi sembri un po' revisionista, con influsso un po' zarista, impiccarti si dovrà. Oh, metapino, così mi son tradito, e adesso sono servito, son proprio scalognato. Su con noi ti dobbiamo processare, ci faranno gratificare per codesto traditore. Addio vita, addio mia cara steppa, a levarmela è la teppa, dico sì, Ginevra.